Buongiorno e ben ritrovati. Oggi martedì 6 aprile, passata Pasqua 2021, Pasquetta 2021. Siamo sempre alle prese con la pandemia sanitaria, la pandemia economica. Siamo, per quanto riguarda questo ciclo di conversazioni, quasi al giro di boa. La settimana prossima arriveremo a metà del percorso che poi ci porterà fino alla fine di maggio, quando questo ciclo di incontri online si concluderà, le fonti poi si avveranno alle loro magnifiche sorti e progressive. Noi andremo a fare danni probabilmente da qualche altra parte, vedremo che cosa ci serva il futuro. Nell'immediato, l'immediato futuro ci riserva un piacevolissimo incontro con un ospite che sto per presentare, il quale è dotato di una singolare forma di preveggenza. Nel senso che nell'autunno del 2017, quando si stava andando verso la tornata delle elezioni politiche del 4 marzo, quella che poi vide il trionfo dei 5 Stelle, l'apertura di una fase complicata, convulsa, confusa, che si concluderà poi soltanto 2 mesi dopo, perché il nuovo governo nascerà alla fine di maggio, il governo giallo-verde. Governo che era insospettabile prima delle elezioni, almeno sulla carta, ma non per l'ospite, il nostro ospite di oggi, il quale nell'autunno del 2017, qualche mese prima, facemmo una chiacchierata che poi io trasformai in un'intervista e lui mi disse: il prossimo governo sarà un governo Lega 5 Stelle. Quando uscì l'intervista, a me che l'avevo intervistato e pure a lui diedero dei matti. Nel senso che io avevo fatto parlare un pazzo che diceva delle cose scriteriate e quindi ero scriteriato pure io. Poi è successo quello che è successo e quindi i fatti gli hanno dato ragione. Ma lui aveva manifestato doti di preveggenza politica anche molto prima del 4 marzo 2018. Dobbiamo andare alla stagione, anche quella faticosa, confusa, convulsa, della fine dell'epoca del governo Berlusconi, lo spread che era schizzato alle stelle, poi arriverà il governo Monti che verrà insediato dopo il passaggio della nomina di Monti a senatore a vita da Giorgio Napolitano, presidente della Repubblica, che con l'ospite di oggi aveva avuto una frizione piuttosto marcata in occasione della guerra in Libia, guerra che, se non ve lo ricordate, l'accenno è brevissimo, è nata su impulso francese. Cioè, una mattina il presidente Nicolas Sarkozy si è alzato e ha detto: liberiamo il popolo libico, così d'emblée, non avendo altro da fare. Evidentemente la moglie Carla Bruni non si stava schitarrando abbastanza e ha detto: andiamo e bombardiamo la Libia e liberiamo il popolo da Gheddafi. I partner europei della Francia furono costretti a decidere cosa fare. In Italia si aprì un dibattito al massimo livello istituzionale e Napolitano, a cui Berlusconi ob torto collo si accodò, ci fu insomma un momento di frizione. L'unico che a livello istituzionale disse: ma siete matti, mica ci vorremmo andare a infilare in una roba che non si capisce neanche bene com'è nata, o forse si capisce, comunque non ci riguarda, e comunque meglio non fare nulla, non seguire Sarkozy in questa avventura, era sempre l'ospite di oggi perché temeva quello che poi è successo a livello di Libia e dintorni. Guido Crosetto, buongiorno. Ho sbagliato a riassumere così le sue doti da branco della politica? Eh sì, due colpi di fortuna, diciamo. E che mi piace pensare a cosa può succedere dopo. Bene, adesso poi vediamo che cosa succede nei prossimi mesi, se vogliamo sbilanciarci in un'analisi ragionata. Però intanto, per curiosità personale, mettiamo un attimo l'orologio indietro a quella occasione in cui poi le cronache hanno raccontato, l'ha raccontato lei parzialmente, qualcuno ci ha messo una ricostruzione dietrologica. Napolitano la fece in sostanza accompagnare alla porta durante una riunione, dicendo: grazie Crosetto, la sua presenza in questo momento non è più così tanto gradita? No, vabbè, non era gradita neanche ai membri del governo perché ero, diciamo, la voce fuori dal coro. Allora si stava decidendo di accettare questa imposizione francese e di Hillary Clinton via,
che era una follia per chiunque conoscesse la Libia. Noi eravamo quelli che la conoscevamo meglio come italiani, non io in particolare, ma i nostri servizi, cioè quelli che da anni, l'ENI stessa, quelli che lavoravano in Libia, sapevano che la Libia era un insieme di tribù tenuto unito soltanto da Gheddafi e dalla capacità di Gheddafi di disseminare le risorse che gli arrivavano, finanziarie e economiche, che gli arrivavano dall'uso di materie prime, del petrolio e del gas. Quindi il reddito era allora più di 11 mila dollari pro capite per ogni cittadino libico ed era il più alto in assoluto in Africa. Per cui andare a distruggere un equilibrio precario come quello libico con quelle che sarebbero state logicamente le conseguenze era una follia. E aveva nei francesi l'obiettivo di attaccare l'ENI e sostituire l'ENI con Total, questo era l'unico. Si infilò poi anche UK, la Gran Bretagna, per sedersi al tavolo di quelli che sarebbero spartiti il bottino dopo, ma poi non funzionò così. Sì, tra l'altro poi abbiamo scoperto dopo, anche causa inchieste della magistratura transalpina, che forse c'era un problema anche per quanto riguardava una sorta di finanziamento non esattamente limpido e trasparente, arrivato dalle casse libiche direttamente nelle casse, neanche del partito, direttamente di Sarkozy per la sua campagna presidenziale, perché poi il sospetto è stato che oltre alle ragioni economiche che Guido Crosetto ha appena raccontato, e cioè il fatto che si volesse sostituire all'ENI, ENI che vi ricordo fondata da Enrico Mattei, ha una sorta di intelligence propria che lavora con l'intelligence istituzionale italiana, ma l'ENI poi avendo interessi in tutto il mondo ha un servizio di intelligence propria, come è normale, io non mi scandalizzo, come non mi scandalizzo, apro e chiudo una parentesi, lo dico per le anime belle, quando salta fuori che forse per fare affari all'estero magari ti capita di avere degli interlocutori che ti chiedono un regalo, cosa che all'estero le aziende di altri paesi sanno di dover mettere in conto, perché in molte realtà del mondo funziona così. Ci scandalizziamo solo noi, come se la parola lobby e le parole provvigioni nella cornice del politicamente corretto siano due bestemmie, col risultato che quindi noi poi apriamo delle indagini tipo quella sull'ENI a Milano che dura 10 anni e si conclude in un buco nell'acqua, punto a capo, non c'entra nulla. L'altra previsione, scusi Crosetto, che dicevo, era quando ci siamo visti, mi ricordo anche dove, in un prestigioso bar vicino, dietro la RAI di via Asiago a Roma, facemmo una chiacchierata su che cosa succederà alle elezioni di marzo. E lei se ne uscì con, ma dopo ci sarà un governo Lega 5 Stelle. Ha detto, adesso va bene, che è passato peraltro già in cavalleria pure quello, col Conte 1. Ma all'epoca sembrava che uno fosse matto. Che valutazioni stava facendo nell'autunno del 2017 per pensare che un vostro alleato di governo, Crosetto, perché lei non è più un componente del Parlamento, ma è uno dei fondatori di Fratelli d'Italia, no? Fratelli d'Italia, la Lega e Forza Italia a quelle elezioni si presentavano come un solo uomo unito e poi la Lega dopo ha fatto l'accordo con i vituperati 5 Stelle. Perché intanto ho la fortuna di conoscere i soggetti, per cui conosco Salvini e quindi anche il modo con cui Salvini, questo è fondamentale, non è di per sé un giudizio negativo, ma so che lui si muove in modo totalmente libero da qualunque preconcetto, quindi va all'obiettivo. E poi sapevo quello che sarebbe stato, più o meno, supponevo quello che sarebbe stato il risultato elettorale, quindi l'ingovernabilità da una parte e il fatto di non poter andare all'elezione. Gli unici partiti che potevano in qualche modo mettersi insieme per costruire una maggioranza, conoscendo Fratelli d'Italia da una parte e la rigidità con cui si muove dal punto di vista dei valori e delle dichiarazioni che fa prima delle elezioni e dall'altra l'incompatibilità che allora c'era, adesso è decaduta, dei 5 Stelle con Forza Italia e con il PD, l'unica possibilità era la Lega e quindi 1+1 secondo me faceva 2, ma allora sì, fummo presi per pazzi,
ma è normale, mi succede molto spesso. Uno più uno fa due, questo lo dice lei, le direbbe il sottosegretario Castelli. Uno più due lo dice lei. Rimane storica quello scambio di opinioni con l'ex ministro Padoan e Castelli dei 5 Stelle in una puntata di Porta a Porta. 2 più 2 fa 4, questo lo dice lei. Dopodiché, sì, è vero, ha ragione Crosetto nel dire che Forza Italia aveva una rigidità. Io ricordo che in campagna elettorale Berlusconi disse: ma io i 5 Stelle a Mediaset non li prenderei, o se proprio li dovessi prendere gli farei pulire letteralmente i cessi. Dopodiché, negli ultimi 3 anni, Crosetto, abbiamo cambiato 3 governi, perché di questo stiamo parlando. Tra il 2018 e il 2021 c'è stato il Conte 1, Lega 5 Stelle. Poi nasce il governo giallo-rosso, giallo-rotto, PD 5 Stelle, sempre con lo stesso Presidente del Consiglio, che senza fare un plissé si ritrova dall'essere considerato una sorta di vice dei suoi vice premier, cioè lui sembrava l'attendente di Salvini e di Di Maio, diventa il Presidente del Consiglio, che a un certo punto nella valutazione di Nicola Zingaretti, ex segretario del PD, diventa un punto di riferimento, un faro per i progressisti italiani, Giuseppe Conte. Dopodiché pure Conte va a casa, è arrivato Draghi. Mi dà una pagellina del Conte 1, del Conte 2 e di questo primo mese e mezzo, 2 mesi di governo Draghi, Crosetto? Ma pagelle non possono essere date, nel senso il Conte 1 era un insieme di i 5 Stelle, allora c'era di tutto, per cui si sono sfogate in modo, diciamo, totalmente irrazionale le pulsioni che portavano al governo. La Lega da una parte, Salvini si è concentrato sull'immigrazione e sulla Libia, e dall'altra parte tutte le cose che 5 Stelle avevano detto gli anni scorsi, reddito di cittadinanza, Navigator, tutte le cose che per cui c'è stato un concentrato di caos da cui diciamo non è venuto nulla di positivo per il paese, perché si trattava di non di una visione politica, ma di un insieme di slogan che sono in qualche modo sono incarnati in una fase politica. È scoppiato tutti con la decisione di Salvini che non si potesse andare avanti, e a quel punto c'è stato il primo diciamo miracolo di Matteo Renzi, perché lo ricordo, è stato Matteo Renzi che allora ha in qualche modo messo in difficoltà lo stesso PD, rilanciando sulla possibilità di un'alleanza a sinistra con i 5 Stelle, e in qualche modo questo c'è stato. E poi da lì in poi è stato Zingaretti il kingmaker di Conte, nel senso che Conte prima era un personaggio politicamente di secondo piano rispetto ai leader dei partiti che lo sostenevano. Zingaretti ne ha fatto la parte centrale e il riferimento principale dell'alleanza, e in qualche modo l'ha reso il Conte di oggi, cioè l'ha fatto diventare un protagonista politico, e poi alla fine la pandemia ha fatto il resto, nel senso che diciamo che è stato il volto a cui tutta la parte italiana che aveva paura si è appesa in questo anno, e questo gli ha portato i consensi che ha adesso. Diciamo, la parte, quella che sta a casa, guarda la televisione perché non ha altro da fare, per fortuna, si è attaccata a lui e ne ha fatto un leader politico, nel senso dei sondaggi, della credibilità tra la popolazione. Non lo è ancora dal punto di vista pratico, perché non ha mai fatto politica, ha amministrato questi 2 anni ma non ha una visione ancora politica, e adesso sta cercando in qualche modo di costruirsi anche una solidità politica, e vedremo cosa farà. Mi pare che la scelta sia una scelta che è assolutamente disruptive, come si direbbe, con quella dei 5 Stelle, perché è più il tentativo di fondare un incrocio tra un partito semidemocristiano, via, democristian-socialista, no? Qualcosa che stia un po' più a destra del PD. Quindi una cosa totalmente diversa. Infatti Di Battista e quelli che sono usciti escono perché non ha nulla a che fare con il partito di cui
con cui sono nati e sono stati eletti, no? Che era un partito, partito che rifiutava il dialogo con qualunque altro partito, ma che aveva anche una visione del mondo diametralmente opposta a quella che hanno oggi 5 Stelle. Sì, aggiungo, sono d'accordo con lei, io ho visto un recentissimo sondaggio fatto da Tecne per l'agenzia Dire nel borsino dei leader, percentuale di giudizi positivi nei confronti dei leader, in testa c'è Mario Draghi col 56%, a secondo posto Giorgia Meloni con il 40% e poi Giuseppe Conte con il 35% sopra Salvini. Dopodiché io, memore della lezione impartita a tutti i cronisti e gli analisti e gli editorialisti dalla vicenda di Mario Monti, il quale confondeva e fu indotto a confondere la popolarità con il consenso, convinto di andare alle elezioni e di andare incontro a una marcia trionfale, invece ritornò a casa con le pive nel sacco. Secondo me il rischio che corre Giuseppe Conte è questo. Poi bisogna vedere, i 5 Stelle stanno implodendo, sono prossimi a ricordare l'anniversario della morte di Gianroberto Casaleggio e già filtrano delle spaccature anche sui nomi degli invitati a ricordare Casaleggio, cioè alcuni non sono neanche stati al momento convocati, leggevo stamattina Conte e Di Maio, tanto per dirne due, non sono stati invitati o per adesso non risultano fra coloro che saranno chiamati a ricordare la figura di Casaleggio Senior. Le avevo chiesto un trittico però, Draghi, rispetto al quale Fratelli d'Italia, come ha detto Giorgia Meloni nel discorso quando c'è stato il voto di fiducia, beh, dovrete ringraziare noi di Fratelli d'Italia, perché sennò saremmo come la Corea, cioè saremmo tutti a sostegno del vincitore o del Presidente del Consiglio, figura intorno alla quale credo che nessuno possa sollevare delle obiezioni, parlo di Mario Draghi lui ovviamente, però magari Crosetto non la pensa così, o comunque magari distingue fra la figura di Mario Draghi e la figura del governo Draghi. Prego, Crosetto. No, beh, su tutti si possono sollevare delle obiezioni, perché adesso io ho rispetto per Draghi, ma ricordo tutta la vita di Draghi, quindi ricordo anche parti della sua vita che io ad esempio ho criticato, no? Perché adesso non è che Draghi è un UFO che è giunto in Italia due mesi fa, no? A dispensare il suo sapere a noi che siamo stati ignoranti per 20 anni. Draghi è stato direttore generale del Ministero, cioè del MEF, allora non era il MEF, era il Tesoro, è stato governatore della Banca d'Italia, cioè, quindi ha fatto parte delle elite che in qualche modo ha governato questo paese nei 20 anni a cui tutti guardiamo dicendo che schifo che abbiamo fatto, quanto stiamo andando male. Per lui non è che Draghi, adesso ci sono alcuni che riescono a entrare in acqua e uscire asciutti, ma se sei entrato in acqua, sei entrato in acqua come tutti gli altri, poi hai la capacità di uscire asciutto, questo te la riconosciamo, e quindi sei più bravo degli altri, ma non possiamo vedere le persone, cioè, in modo manicheo, tutte bianche o tutte nere, no, tutte le persone hanno fatto degli errori nella vita, anche lui. Ciò detto, rappresenta in questo momento il più grande attu che noi abbiamo nel rapporto col mondo. Cioè, noi siamo diventati, per scelte sbagliate, per mille motivi, una nazione di serie B se non C, nonostante facciamo ancora parte del G7, non so per quanto tempo ne faremo parte, del G8, stiamo in qualche modo retrocedendo e Draghi invece è una figura che ci fa rimanere, attraverso la sua credibilità nel mondo, in serie A. Quindi ci fa sedere in un posto dove da soli, purtroppo, oggi non siederemo, o dove con Conte, non per colpa di Conte, non potevamo sedere. Per cui questo è il vantaggio di Draghi, e in più è una garanzia per i mercati finanziari che quindi ci lasceranno tranquilli fin quando c'è lui, e che se ci fosse qualunque altro, anche se facesse le stesse identiche cose, anzi se fosse anche più rigoroso, se l'economia andasse meglio, sarebbe inutile. Un po' quello che è successo a Berlusconi, non so se si ricorda, lo spread stava
volando perché non era sostenibile il debito pubblico e i parametri macroeconomici di allora, se li paragoniamo adesso, no? E paragoniamo gli spread, ci rendiamo conto di quanto fosse una cosa non una cosa soltanto teorica, no? E non una cosa dimostrabile con i numeri, con i fatti, perché adesso altrimenti lo spread dovrebbe essere 1500, se allora arrivò a 500 o 600. Tutto vero, purtroppo è vero, nel senso che certe volte poi la singola persona, il curriculum, che come ha ricordato correttamente Crosetto, no? Nessuno contesta a Draghi, nel senso che è un curriculum che si basa su una comprovata esperienza, credibilità in Italia e all'estero, che passa attraverso alcune tappe che però rendono Draghi appunto non un UFO piombato sulla terra d'amblè, ma un uomo che ha fatto parte dell'establishment, era uno dei cosiddetti Ciampi Boys, con tutto il rispetto che si deve alla figura di Carlo Azeglio Ciampi come governatore della Banca d'Italia, come presidente del Consiglio, come presidente della Repubblica, un cursus honorum che potrebbe essere quello, Crosetto, dello stesso Draghi. Ieri, che non c'erano i giornali in edicola tranne il Foglio, c'era un editoriale di Giuliano Ferrara che dice: ma tanto lo sappiamo tutti che il prossimo capo, adesso lo riassumo in maniera grossolana, il prossimo capo dello Stato sarà Draghi, poi bisognerà vedere come si incastrano i 6 mesi di semestre bianco, l'elezione del Presidente della Repubblica, stante Draghi a Palazzo Chigi. E diceva Ferrara in conclusione: se Draghi diventerà capo dello Stato è una questione che dipende solo da lui. Se lui dice sono in gioco, voglio fare il presidente, sono pronto a salire al colle, lo farà. Ci sta, secondo lei, visto che ho iniziato questa chiacchierata dicendo che lei ha delle grosse doti di preveggenza? Sì, ci sta, anche se secondo me gli alleati migliori di Draghi nella corsa alla Presidenza della Repubblica non sono quelli che si aspettano, ci si aspettava all'inizio. Cioè, io penso che Draghi, ad esempio, penso che Draghi sia il miglior Presidente della Repubblica per il centrodestra, perché sarebbe finalmente un Presidente della Repubblica che non arriva da sinistra, sarebbe un Presidente della Repubblica che con la sua autorevolezza consentirebbe la nascita in Italia di qualunque governo, cosa che non potrebbe succedere con altri presidenti che arrivano da posizioni politiche ben marcate. E quindi ne ha più bisogno la destra che non il centrosinistra. Anzi, la garanzia del centrosinistra che la destra non vada al potere è quello di avere presidenti diciamo che hanno provenienza del centrosinistra e che di per sé non siano garanzia per i mercati internazionali finanziari. In quel modo il PD è l'unico partito che, grazie alle alleanze europee, grazie al mainstream internazionale, riesce a dare quelle garanzie e si gioca questo tu per rimanere costantemente al potere qualunque cosa succeda e al governo. Invece il centrodestra, che ha bisogno di uno sdoganamento internazionale, perché comunque è stato relegato da battaglie continue in uno stato di sudditanza e di minorità politica, ha bisogno di un garante esterno, e il garante esterno potrebbe in questo caso essere un Presidente della Repubblica realmente super partes, e questo darebbe la possibilità finalmente nel 2023, dopo più di 12 anni, al centrodestra di poter giocarsi anche le sue chance di governo. Domanda sul PD. Ragionamento un po' complesso, ma lei l'ha capito, via. No, ma l'hanno capito anche i nostri ascoltatori, i nostri visualizzatori, visto che veniamo visualizzati quando siamo in live streaming. Sì, ci sta. Lei non mi ha sentito, a un certo punto ho detto compreso Mattarella, quando lei ha detto tutti i presidenti che arrivano da quell'area lì. Non si parla mai dei presidenti in carica. Fine diplomatico. Però io da giornalaio, come dire, sciatto e cialtrone quale sono, la domanda la devo fare, poi rispondere è sempre un optional che rimetto al mio interlocutore. Mi dica una cosa, ma secondo lei Enrico Letta perché si è preso questa magagna di gestire il PD, che nei sondaggi, quello di Tecne che ho citato poco fa a proposito del gradimento sui leader,
dice anche come voterebbero gli italiani se si votasse oggi, quindi come al solito va fatta la tara, no? Perché poi fra quello che uno dice oggi e il 2022-2023 ce ne passa, ma vi ricordo che in base a questo sondaggio la Lega è al 22,6, il PD in leggera risalita al 18,5, Fratelli d'Italia al 18 e i 5 Stelle al 16,3. Chi gliel'ha fatto fare, secondo lei, Enrico Letta, di prendersi questa patata bollente? È la dimostrazione che la politica è una malattia, cioè nel senso che lui era in qualche modo riuscito a disintossicarsi, no? Le hanno riofferto il bicchiere, il calice a cui bere, e lui non è riuscito a non farlo, perché comunque io Enrico lo conosco da 39 anni, è una malattia che si porta dietro da quasi 40 anni, 40 anni. Si era allontanato dalla politica dopo lo scontro con Renzi, famosissimo, e quindi non ha resistito al fatto di poter ritornare e di poter ritornare invocato come il salvatore, no? Quindi con potere di vita o di morte all'interno del Partito Democratico, per cui dal punto di vista suo personale ha fatto un errore, e familiare ha fatto un errore drammatico, comprensibile per la passione che lui ha nella politica e nelle istituzioni. Ciò detto, è Enrico Letta è quello che si vede, cioè una persona seria, moderata nei modi, ecco, non me lo vedo negli atti come ha fatto nei primi atti col macete in mano, ma se è cambiato in questi anni sono curioso di vedere cosa succederà politicamente. Ciò detto, ha dimostrato intelligenza, ad esempio negli incontri che ha fatto all'inizio, subito appena iniziato, ad esempio incontrando tra le altre persone oltre a Draghi Giorgia Meloni, cioè l'unica all'opposizione. Cioè, quello è già un atto, tra virgolette, di intelligenza politica non comune, perché probabilmente l'esperienza francese gli ha insegnata una cosa che in Francia esiste da sempre, cioè occorrono i confronti politici durissimi e poi occorrono dei terreni neutri in cui decidi quali sono gli interessi dello Stato, non della politica di un governo, dello Stato da perseguire nei 5, 10, 15, 20 anni successivi, e su quel terreno tu devi confrontarti con tutti. Due flash perché siamo quasi in chiusura, Crosetto. Quando è nato il governo Draghi qualcuno ha detto, beh, questo è anche, senza anche, il governo di Matteo Renzi, no? Con un facile slogan. Io ho sempre detto, sì, sul piano tattico, ma sul piano strategico secondo me è il governo di Giancarlo Giorgetti, nel senso che secondo me Giorgetti e Draghi si sono sempre sentiti, non dico coordinati perché sarebbe troppo, ma insomma hanno avuto una corrispondenza d'amorosi sensi che spiega poi il ruolo che Giorgetti, numero due della Lega in pectore, sta giocando in questo momento nell'esecutivo Draghi. Sbaglio? Esagero? Beh, Giancarlo si è esposto molto anche nei mesi precedenti, per cui è evidente che è anche una vittoria politica sua. Renzi è stato l'elemento catalizzatore, cioè quello che in qualche modo ha ucciso il governo precedente. L'ultimo flash, io nel dicembre 2012 ero a Via della Conciliazione quando sul palco lei prese in braccio Giorgia Meloni a favore dei fotografi per quella che poi sarebbe diventata la nascita di lì a poco ufficiale di Fratelli d'Italia. All'epoca siete partiti nei sondaggi a una cifra, bassa la cifra, e adesso, come dicevo, Fratelli d'Italia si trova a mezzo punto nei sondaggi, mezzo punto dal Partito Democratico, il secondo partito italiano. Giorgia Meloni non ne ha sbagliata neanche una fino adesso, secondo lei? Oppure questa decisione, che lei ovviamente ha condiviso, di stare all'opposizione, se il governo regge alla lunga, come diceva Andreotti, poi il potere logora chi non ce l'ha? Ma
No, visto l'atteggiamento che ha nei confronti di Draghi e delle cose positive che fa il governo, no, nel senso che mi pare sia partita appoggiando le cose che condivide, quindi è un'opposizione diversa rispetto a quella che ha avuto nei confronti di Conte, se si escludono le cose della pandemia, dove anche in quel caso si è sempre confrontata, no, ma ha sempre evitato polemiche, no. Penso di no, e purtroppo, dico purtroppo, quindi purtroppo la vittoria sul virus, quando ci sarà, e sul Covid, non sarà trasferibile immediatamente sull'economia. E appena finito la vicenda virus, ci accorgeremo di cosa c'è ora e sta covando ora nella società per la parte esclusa. Cioè, noi abbiamo trasformato in una minoranza silenziosa quella che è sempre stata la parte più produttiva del nostro paese, e prima o poi questo conto ci verrà richiesto. Sono d'accordo, perché è brutto dirlo, ma c'è stata una parte del paese che comunque più o meno è stata garantita e tutelata, più o meno, con qualche acciacco, qualche... E poi c'è una parte che invece non ha avuto alcun tipo di paracadute, alcun tipo di salvagente, è andata a sbattere, in qualche caso in maniera leggera, in qualche caso in maniera più pesante, in altri casi in maniera irreversibile, perché ci saranno esercizi pubblici, ristoratori, bar, ma anche piccole e medie imprese che non ce la faranno quando sarà possibile ripartire, perché quello che hanno vissuto in questi ultimi 12 mesi è tale per cui ti hanno tagliato le gambe. Sono d'accordo con Crosetto. Si ricorda sicuramente, andava di moda a fine anni 90, la discussione su Peter Glotz, la società dei due terzi, no? In certo. Cui Peter Glotz diceva che i due terzi che stavano meglio dovevano prendersi cura, cioè politicamente, occuparsi del terzo che era rimasto indietro della società, no? Paradossalmente in quest'anno noi abbiamo vissuto l'intolleranza dei due terzi nei confronti del terzo, quindi il tentativo dei due terzi di sopprimere il lamento del terzo, ed è una cosa gravissima dal punto di vista culturale, oltre che economico e sociale, che avrà conseguenze. Certo, per la felicità di Beppe Grillo, che ha fondato un movimento sul Vaffa dicendo che poi bisognava perseguire l'obiettivo della decrescita felice. Ecco, sarà contento Grillo. Grazie a Guido Crosetto per la consueta franchezza, schiettezza e chiarezza nell'esposizione dei suoi ragionamenti. Domani avremo ospite Gelasio Gaetani dell'Aquila d'Aragona Lovatelli, un uomo il cui codice fiscale per me rimane un mistero come il quarto segreto di Fatima. Restituisco la linea a Milano. Voi passate una bella giornata. A domani alle 10. Salve.